Buongiorno Fagnano, eccoci col nostro consueto video di comunicazione dell'amministrazione comunale. Prima di partire volevo ricordare una persona. Poco fa sono stato al funerale di Vera Diazzi, che è stata assessore del nostro comune parecchi anni fa. Siccome è stato ricordato poco sull'informazione, mi sembrava opportuno spendere un secondo per questa splendida persona. Passiamo ai numeri della pandemia. Ad oggi i positivi sono 59, mentre i contatti di caso sono 12. Come vedete, c'è un aumento anche questa settimana. Siamo in linea con il livello nazionale. Dobbiamo stare attenti, non farci prendere assolutamente dal panico e seguire tutte le prescrizioni che ci vengono fornite in questo periodo. Passiamo alle statistiche del mese di novembre. A novembre sono nate 12 bambini. Sono morti 14 persone e il paese ha un totale di 12.489 abitanti. Faccio gli auguri a tutti i neogenitori, un benvenuto a tutti i nuovi bambini e un abbraccio e una sentite condoglianze a tutte le famiglie che hanno perso i loro cari. Parliamo della piattaforma ecologica di Via Nobile. Come ben sapete, da più di un mese c'è il problema di poter depositare rifiuti elettronici all'interno della piattaforma stessa. Da domani potrà essere di nuovo in funzione questo servizio. Anche per quanto riguarda i rifiuti inerti, questa settimana era uscita la notizia che non si potevano più depositare all'interno della piattaforma. In realtà, da domani, con più certezza dal lunedì, si potrà tornare a portare tutti questi tipi di rifiuti all'interno della piattaforma di Via Nobile. Passiamo alle informazioni di alcuni eventi e di alcuni eventi istituzionali della settimana prossima. Lunedì sera alle ore 21 in sala consiliare e sul sito internet del comune potrete trovare il link per lo streaming, il consiglio comunale in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio triennale dell'amministrazione comunale. Anche questa settimana una serie di eventi legati al Natale. Domani in Piazza Alfredo di Dio la Casa Teleton, domenica la manifestazione sempre in Piazza Alfredo di Dio aspettando il Natale, martedì alle ore 21 in Aula Magna Benvenuto Piazza il concerto di Natale. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un inizio della settimana di Natale e buona giornata a tutti, al prossimo video.